Da pacco c'è di congelo! Da serata cielo! Da caduta cielo! Da caduta! Da produttore cielo! Che cos'hai? Io ho l'ansia! Penso di cadere e mi viene l'ansia! Certo. Stasera ho l'ansia d'apprensione! E che è la... Apprendo che ti viene l'ansia e mi sta venendo l'ansia! Ah, un'ansia in diretta! Comunque, siamo alla terza puntata, ma Maurizio non ti conosce. No, ti vuoi... non avevo il piacere, mamma mia. Ti vuoi presentare? Io sono Mariano l'Influenza, detto panicono! Oh, panicono! Oh! Yeah. Madonna, che dolore! Sì, perché gli parte la gamba a lui, capito? Attenzione! Oh, dai, su. Avete fatto malissimo! Che è successo agli occhi? Comunque, stai pieno d'ansia. Che ci avete negli occhi? È un tic. È un tic? Ma questo sta rovinato, questo non è ansia, questo sta... Mamma mia, comunque, ma ti devi trovare una compagna. Ma sì, ti trovi una compagna, una moglie. Ti devi spaccare. No, la moglie mi fa venire l'ansia, soprattutto quando dice ti devo dire una cosa. Ma che mi deve dire che mi ha tradito con uno, due, tre, quattro persone? E soprattutto quando dice voglio vedere se ti ricordi. Se dici sì, lei ti guarda e fa voglio sapere se è quello che dico io. Se dici no, dice perché quando parlo io, no? Come sempre tu non mi ascolti. E visto fai pure tu, Maronna, mi dice penso meno, panicono. Cazzo due! No, sì, no, però fai male, hai capito? Ma l'ansia più grande me la fa venire mio figlio Anselmo. Anselmo si chiama? Certo. Anselmo, uno chiama un ragazzo Anselmo. Mi fa venire l'ansia perché guarda sempre Heidi. Heidi, però è una bella cosa, bei ricordi di infanzia. Mamma mia, un'infanzia triste, Heidi non c'è la mamma, non c'è il padre, te non nonno, ma te una nonna. Peter non c'è il nonno, non c'è la nonna. Clara non te una mamma, ma c'è il padre, c'è la nonna, ma la nonna mi si gira insieme, panicono! Stava acchiappando la terza volta. Addio mio. Allora, su, lei si deve far aiutare da un professionista. Sì, bravo, deve essere bravo. Ma lei, secondo me, ha bisogno di essere seguito. Provi con, che so, la cura del sonno. Ah, bravo. No, la cura del sonno, no, chi dorme? Io non dormo. Infatti sono iscritto a un gruppo di recupero. Addirittura? Gli insonni diversi. Ah, sì. La sera ci riuniamo nei prati con pigiama e contiamo le pecorelle. E costa pure assai. E perché? È perché le pecorelle le compriamo noi. Nessuno certo. passa niente. Così per onde evitare, sì. Mi sono affidato al gallo. Ah, al gallo. Il gallo sveglia. Ah, il gallo alle 4 del mattino non lo sentivo, sono andato vicino, ho detto gallo, ma tutto a posto, ma sì. T'asciende. E che ha detto? Qua mi stai facendo un panichino. Gallo. Ma che l'hai fatto? Panichino, qua che? Chicchirico! La gallina! No, gallo. Ma cosa? Gallo. Che è successo? È panicone! È panicone pure quella, attenzione! Adesso si è trasformato in una gallina. Questo c'è 6 volte anche ieri in generale, ma non sì, ce l'ha. Sì. Oddio allora, mamma mia. Dicevi, scusa. Niente, poi a un certo punto i miei follower mi chiamano per fare messaggi motivazionali. Ah, ne puoi fare anche uno per me, per un mio caro amico? Sì. Oh, grazie, mi fai un grande piacere. Va bene. Allora, lui noleggia macchine. Sì. Questo amico? Sì. Amico tuo? Sì, macchine stupende, lussuose, vetri oscurati, station wagon, cioè dietro sei comodo come in un prato fiorito. C'ha la croce sopra? Sì. Carro funebre. Madonna, allora, lui si chiama Pino Zincato. Madonna, e l'azienda si chiama L'Ultimo Viaggio. Mamma mia. Puoi girare il messaggio? Ci provo. Sì, andiamo, posso venire con te? Sì. In questo momento così difficile che ti svegli la mattina inevitabilmente pensi a quel giorno. Chi ci sarà, chi verrà, ma bene. Soprattutto che macchina sceglieranno per me. Bravo, così. Sammassini a me. Sì. Fate sto viaggio. Sì. Vai, fatelo da protagonista, se è bello non guidi proprio, stai steso dietro, in mezzo a fiori, rilassato. Mamma mia. E sempre pensate di fare un viaggio solo tu, ma non approfitti, scusami, approfitta. Solo. Sempre. Mamma mia. E ti posso garantire che una volta che la macchina partirà, sì, non do. Tanta gente ti seguirà. E affidati a chi? A Pino Zincato dell'agenzia L'Ultimo Viaggio. Non lo dice lui, lo dice Mariano l'Influenza. Detto panicone! Oh, panicone!